siate comodi, il viaggio sta per cominciare. Benvenuti a Freedom, oltre il confine. Amici e amiche di Freedom, oggi ci troviamo proprio qui. Siamo a Capocolonna, siamo a Crotone. Ebbene, un tempo questo luogo prendeva il nome di Capolacinio. Proprio era un promontorio, era un importante promontorio che serviva a regolare le merci che avvenivano nel Mar Ionio e a regolare, diciamo, il transito delle navigazioni che vi transitavano all'interno. Successivamente arrivarono i Greci e decisero di fondare Crotone. Ebbene, proprio qui, proprio a Capocolonna, decisero di fondare un tempio, creare un tempio, in modo da rendere più sacro questo luogo che già precedentemente aveva del sacro. Ebbene, oggi qui a Capocolonna rimane solo una colonna, ma fino al 638 erano due le colonne, ma successivamente, a causa degli eventi atmosferici, a causa delle calamità naturali accadute, oggi ce n'è pervenuta soltanto una sola. Ebbene, questo tempio, dal punto di vista della struttura, è un comune tempio greco, costituito da 38 colonne. Appunto, di queste ce n'è rimasta soltanto una. Ebbene, qui alle nostre spalle abbiamo la chiesa dedicata alla Madonna di Capocolonna. Il santuario dedicato alla Madonna di Capocolonna è ubicato nei pressi del tempio dedicato a Era Lacinia, del quale oggi rimane un'unica colonna dorica. La struttura attuale fu eretta dai monaci basiliani di Salice Salentino, probabilmente tra il X e il XIII secolo, certamente prima del 500. La chiesa fu sottoposta a numerosi rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Nel 700 fu trasformata in romitorio e nel 897 assunse l'aspetto attuale. L'icona, probabilmente bizantina, risale al X o all'XI secolo. Il dipinto, che si rifà all'iconografia di San Luca, sarebbe stato donato al santuario, secondo la tradizione, da San Dionigi. La sacra icona della Madonna di Capocolonna è l'immagine più rappresentativa della città di Crotone e il suo culto è ormai da secoli un simbolo per tutti i crotonesi. Anche se non è possibile delinearne un quadro storico preciso, poiché in merito alla sacra immagine, infatti, vi sono numerosi racconti e numerose storie. Bene, perché si narra che la Madonna di Capocolonna fu gettata in mare dai turchi e fu ritrovata soltanto in seguito, secoli e secoli dopo, fu trovata in mare. In mare fu trovata con una carnagione più scura perché probabilmente era stata incendiata dai turchi che, non riuscendola a distruggere, appunto l'avevano gettata in mare. Ebbene, ogni anno a Crotone si celebra la festa della Madonna di Capocolonna dedicata proprio a lei. Ebbene, le campane stanno per suonare e noi stiamo per entrare all'interno della chiesa dedicata alla Madonna di Capocolonna. Luogo sacro.